Allora, buonasera di nuovo in diretta da Napoli, oggi ospite qui su Libri TV Doriana Priale. Grazie di essere con noi, benvenuta. Doriana Priale è direttore responsabile del giornale quotidiano di informazione, come leggo sul suo sito, Il Fiore Uomo Solidale. Ci vedi bene, Doriana? Tutto a posto? Mi L'immagine, il vedo collegamento? benissimo, buonasera a tutti. Perfetto. Perfetto. Allora, Doriana, io vorrei iniziare a parlare un pochino di questo giornale e cominciando un pochino a illustrarci questo progetto editoriale, quando nasce, da quanto esiste, se solo web, se anche cartaceo, come lo Va distribuite, bene. insomma, ecco, questo tipo di cose. E do a te la parola per parlarne. Il giornale è giovanissimo perché è appena 2 anni che ci lavoriamo ed è il 1° ottobre ha compiuto 1 anno di registrazione al Tribunale di Napoli. Siamo un quotidiano online e un cartaceo periodico. Questi sono i due nostri modi di fare informazione. Ci chiamiamo il Fiore Uomo Solidale, questo nome viene un po' dal logo di questo fiore multicolore che raccoglie le diversità. Perché il fiore uomo solidale, che è una parola inventata nel suo insieme, no? Uomo solidale non esiste, l'abbiamo coniata per far comprendere qual è lo scopo del nostro giornale. Siamo solidali all'uomo nel senso dei diritti, quindi ci occupiamo prevalentemente dei diritti umani, perché sappiamo che i diritti umani sono il patrimonio, uno dei patrimoni dell'umanità e sono sanciti dalle due carte più importanti, quella dell'ONU, la DUD, no? Quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e la CEDU, che è quella che ci riguarda un po' più da vicino come territorialità, perché è una convenzione europea, un po' più giovane e aggiornata, che ha creato poi anche quella che è la Corte di Strasburgo, che è l'organo preposto a perseguire le violazioni dei diritti. Quindi noi con il Fiore Uomo Solidale, in questo fiore raccogliamo le diversità sotto all'ombrello dei diritti umani. Questo è il concetto di base. E facciamo informazione su quelli che sono tutte le branche dei diritti umani, quindi andiamo dai diritti, quelli fondamentali, ai diritti delle donne, ai diritti dei bambini, dei giovani, ai diritti civili, ai diritti politici e quant'altro. Quindi possiamo dire che la linea editoriale, insomma, la tematica privilegiata è quella appunto della difesa dei diritti. E poi facciamo tutela dei diritti umani, in quanto oltre a Ah. fare informazione, facciamo denuncia attraverso le storie che ci vengono raccontate, dei diritti violati, quindi di persone che ci chiamano, ci contattano e chiedono di denunciare la propria o l'altrui storia di diritti violati. Quindi in questo modo noi svolgiamo un servizio sociale e oltretutto poi come tutela vera e propria abbiamo degli sportelli già da oltre 1 anno di accoglienza, perché abbiamo uno staff di professionisti solidali, appunto, anche loro, che hanno messo a disposizione la loro opera professionale, io stessa come psicologa, quindi c'è un sostegno legale e psicologico e medico rispetto alle persone che vogliono essere tutelati e vogliono essere guidati per mano nell'esercizio dei propri diritti, che spesso non si riesce a fare e quindi le persone hanno bisogno della guida, del sostegno. L'aspetto legale poi è quello che porta fino alla Corte di Strasburgo. Quindi noi con il nostro staff, il nostro comitato etico promotore, possiamo portare la persona fino alla Corte di Strasburgo a denunciare la violazione, del proprio diritto. Quindi in questo senso Perfetto, siamo quindi è tutti. veramente un servizio, diciamo, è un servizio pubblico a tutti gli effetti, in qualche modo. Senti, tu sei operativa da Napoli. Ecco, volevo chiederti in qualche modo se il territorio Napoli di per sé stesso è stata ispirazione di campagne appunto di informative, appunto, ma anche di tutela dei diritti sul sociale, il degrado del territorio, le carceri e così via. Napoli è una bella città ed è una brutta città perché in questo senso sappiamo, no, che viviamo
ogni giorno violazioni di diritti di tutti i tipi, proprio perché è una comunità dove purtroppo ci sono tantissimi problemi, se vogliamo parlare in questo momento, il problema dell'ambiente, il diritto del vivere in un ambiente sano, proprio in Campania in questi ultimi tempi sembra essere completamente chiuso a noi cittadini. Uno è il problema dell'acqua, scusi, il problema della terra dei fuochi. Poi si è parlato moltissimo della polemica dell'acqua, l'uranio nell'acqua è vero o non è vero, si è alzato un polverone che riguarda proprio la nostra vita quotidiana e tocca tutti i cittadini direttamente. La questione Vesuvio, che è un'altra questione che tocca, che lede i diritti dei cittadini napoletani, in quanto, come sappiamo, i piani di emergenza, i piani di tutela e di messa in sicurezza sono inadeguati, e quindi oltre poi ai problemi che possono avere tutte le altre regioni d'Italia, quelli che riguardano proprio la vita purtroppo del nostro paese, che sappiamo le condizioni nelle quali versa. Quindi è tutta un po' l'Italia, però la Campania in particolar modo. Sì, quindi peraltro ci sono stati, dopo diciamo le devastazioni in Sardegna per gli eventi atmosferici definiti straordinari, il ciclone chiamato Cleopatra, che poi non ho capito perché l'hanno chiamato così, insomma pare che anche la Campania potesse essere un territorio a rischio da un punto di vista proprio idrogeologico. E sappiamo che la questione, per esempio, sul Vesuvio, che riguarda l'annosa minaccia di questa eruzione, che prima o poi ci sarà, ma non si sa quando, del Vesuvio, veda comunque sia un territorio offeso da agglomerati urbani interi cresciuti così abusivamente, che non so proprio come potrebbe in qualche modo sanarsi la cosa, ecco, se non, e questo chiedo a te che stai sul territorio, con un'evacuazione, con una demolizione complessiva, ma sono quasi 1 milione di persone che stanno sulle pendici del Vesuvio. Assolutamente, ma purtroppo il problema non riguarda più solo quei famosi 18 comuni, tant'è vero che la zona rossa, proprio quest'anno, l'11 gennaio 2013, col nuovo piano di emergenza, che comunque non è ancora adeguato, ha compreso addirittura 3 quartieri di Napoli che prima non erano compresi, quindi Napoli è coinvolta direttamente. I nuovi 3 comuni sono San Giovanni, Ponticelli e Barra. Oltretutto Napoli vive tra 2 vulcani, il Vesuvio e il vulcano dei Campi Flegrei, che addirittura è più pericoloso del Vesuvio. Quindi noi siamo al centro di un'unica camera magmatica, e questo è stato verificato da studi geologici scientifici, quindi nel caso in cui ci dovesse essere un'eruzione di grado cliniano, la massima, quella che si è avuta in passato, il problema sarebbe per 3 milioni di persone, cioè il problema riguarderebbe tutta la città di Napoli, non solo i comuni vesuviani. Quindi il problema è un problema di Stato che non ci salvaguarda in questo senso. Tant'è vero che proprio i radicali hanno fatto già denuncia alla CEDU, proprio alla Corte Europea, per i diritti umani, per tentata strage in Napoli. Perché questa è una tentata strage se non si mette in sicurezza il paese, Napoli, la Campania, e con un piano adeguato. Quindi è una questione veramente che riguarda lo Stato italiano, non solo Napoli. Sì, tu hai accennato appunto all'universo culturale, politico, radicale, ho visto un pochino scorrendo sul sito del giornale che anche per quanto riguarda diciamo il supporto legale ci sono molti nomi che conosco di militanti radicali. Ecco, volevo chiederti un pochino come si concretizza questa, c'è una specie di sinergia, c'è uno scambio tra questo diciamo settore della politica e della cultura, in qualche modo politica, radicale, e voi? Allora, noi siamo un giornale libero, ma in realtà con i radicali abbiamo la
battaglia comune di diritti, siamo comunque radicali di fatto. Io personalmente sono radicale da tanti anni, ma siamo radicali proprio di fatto, perché ci occupiamo dei diritti, ci occupiamo dei diritti, delle diversità, del confronto con le diversità, quindi dall'immigrazione al problema dell'omofobia. Tutto questo panorama di diritti civili che nel nostro paese, purtroppo anche per un problema culturale legato un po' al Vaticano, al problema religioso che ci rende sempre un po' resti ad aprirci a nuovi orizzonti nel settore dei diritti civili, e quindi facciamo più fatica. E tant'è vero che molte battaglie dei radicali sono state vinte, ma molte finiscono anche per essere perse, purtroppo, perché l'Italia in questo senso è un muro. Vediamo gli ultimi referendum promossi dai radicali, purtroppo non sono passati né i referendum civili né quelli sulla giustizia. E in questo caso io personalmente ritengo che gli italiani non abbiano compreso ancora una volta qual era lo strumento che gli si dava l'opportunità di utilizzare. E forse è l'unico strumento ancora democratico che ci resta. Purtroppo nel nostro paese il referendum è solo abrogativo, però comunque è uno strumento democratico l'ultimo, e gli italiani hanno partecipato pochissimo, non hanno compreso che magari firmare la richiesta di referendum, perché noi abbiamo chiesto le firme per far accettare allo Stato la richiesta di referendum. Un cittadino democratico, anche se non è d'accordo con le proposte presenti sui referendum, deve firmare per dare l'opportunità a tutti quanti di avere voce, di esprimere un sì, di esprimere un no, e lui stesso esprimere magari un no rispetto all'abrogazione di determinate leggi. Quindi il fatto di non presentarsi ai tavoli, e le opportunità ce ne sono state nei comuni, con i banchi per strada, ce ne sono state, ma gli italiani ancora una volta hanno usato la politica dello struzzo, e purtroppo sono anni che il nostro paese vive questa condizione e la democrazia è sparita completamente. Sì, Doriana, parlando di diritti, parlando di Napoli, sicuramente sarete mobilitati anche per altre cose. Poi ci sono dei progetti specifici di cui parleremo verso la chiusura. Volevo chiederti, ovviamente leggendo le ultime notizie purtroppo che vengono da Poggio Reale, in cui appunto c'è stato un ulteriore decesso in circostanze tutte da chiarire, la cancelliera immobilitata, e quindi la situazione carceraria, sicuramente sarete, diciamo, una finestra informativa anche in questo settore, dove peraltro so che l'Associazione per la Grande Napoli, i Radicali per la Grande Napoli, sono molto, molto attivi. Sì, infatti loro fanno un lavoro concreto sul campo, perché sono fuori al carcere quasi sempre, dalla mattina, dalle prime ore dell'alba, seguono, appoggiano, parlano con i parenti dei detenuti, cioè sul serio fanno una battaglia che è estenuante, sono lì da anni. Non si stancano, sono lì, e sono solo i radicali, in questo caso dell'Associazione per la Grande Napoli, che sono presenti fuori carceri. E fuori dalle carceri. Noi abbiamo una rubrica che si intitola Fuori e dentro le sbarre, e accogliamo appunto denunce e storie, pubblichiamo storie di detenuti o agli arresti domiciliari o che sono stati in carcere, dove si denunciano proprio le condizioni, le gravissime condizioni in cui sono purtroppo costretti a vivere i nostri detenuti. Il carcere italiano ormai è un carcere solo punitivo e non è un carcere riabilitativo, tant'è vero che
se non avvengono i suicidi si muore perché non si è curati tempestivamente, non si è curati nel modo giusto e siamo a livello di reato di tortura che purtroppo in Italia ancora non esiste il reato di tortura e quindi ci risiamo con i diritti violati. E io ringrazio personalmente Gigi Mazzotta e tutti i compagni dell'Associazione per la Grande Napoli, dei quali ho grande stima per il lavoro che svolgono. Spesso ci hanno invitati, purtroppo noi siamo in redazione, siamo uno dei pochi giornali online che ha una redazione direi enorme, tra virgolette, per essere un piccolo giornale e siamo impegnati a volte fino a ora tarda, a mezzanotte, siamo dalle 20 alle 25 persone, anche ragazzi che lavorano da noi con molta voglia, che fanno anche delle riprese in esterno, che fanno dei lavori veramente d'assalto, quindi purtroppo non possiamo militare insieme ai parenti dei detenuti perché non riusciamo in questo senso, ma i nostri compagni della Grande Napoli ci riescono egregiamente, noi li appoggeremo sempre perché hanno veramente la nostra stima come tutti quelli, i ragazzi e anche i vecchi anziani del Partito Radicale, quelli che ci hanno regalato con anni di sacrificio quello che è veramente un tesoro, un patrimonio degli italiani, il Partito Radicale. I radicali per gli italiani sono uno spiraglio di libertà, uno spiraglio di affermazione dei diritti, questa è la cosa importante. Questo poi è un concetto che è trasversale a tutti, dovrebbe essere. A prescindere da qualsiasi età, senz'altro, senza limitazioni di età, per carità, non ce le possiamo permettere sicuramente. Senti Doriana, so che leggo sul tuo giornale che voi avete in realtà anche una sezione riguardante i progetti, progetti solidali, progetti di solidarietà svolti, insomma ci sono abbastanza, diciamo, dettagliata la sezione. Ecco, ho in mente che ci siamo parlati e abbiamo deciso di dare spazio proprio a uno di questi progetti che è in corso e su cui vi state impegnando. Ecco, ce ne vuoi parlare e vedere anche un pochino come possiamo eventualmente darne visibilità? La cosa importante da dire è che noi non siamo soli, ma siamo in partnership con una ONLUS che è l'Alma Mundi, il cui presidente è l'avvocato danese, tra l'altro console del Nicaragua qua a Napoli, che l'Alma Mundi ha lavorato per anni, ha svolto diversi progetti nel mondo, in Africa, Nicaragua, Haiti, e sul territorio italiano lavora in partnership con noi. In questo senso, insieme abbiamo messo su questo progetto che si chiama Il Fiore per le Donne. Il Fiore per le Donne non è altro che uno sportello antiviolenza, anti-stalking, di sostegno medico, legale e psicologico, la cui particolarità è quello di essere uno sportello, è quella di essere uno sportello itinerante. Noi ogni settimana siamo in strada, scendiamo con la nostra redazione, con i nostri professionisti, psicologi, avvocati, scendiamo in strada con dei gazebo che montiamo al momento e stiamo là tutta la giornata. Ecco, in questo senso noi facciamo militanza. E accogliamo le donne, accogliamo le richieste d'aiuto, rispondiamo a chi ha bisogno di capire e di sapere sui diritti, quindi non abbandoniamo il nostro lavoro redazionale perché poi siamo sul campo a fare sondaggi, i nostri ragazzi chiedono alla gente direttamente per strada che cosa ne pensa e in particolare il Fiore per le Donne è un progetto che appoggia le donne vittime di violenza, non solo quelle che decidono di denunciare, quelle che sono state maltrattate fisicamente, ma anche quelle che vivono una condizione di violenza che magari non è strettamente fisica ma psicologica. E soprattutto in Campania purtroppo c'è ancora questo il problema dell'omertà, della donna che non parla, che non denuncia la vessazione alla quale è sottoposta nel quotidiano, perché c'è ancora da una parte un po' anche l'idolatria del maschio da parte di certe generazioni femminili
E questo ha portato al stereotipo sociale del maschio che si sente protetto dal suo ruolo di padrone. Purtroppo questo esiste ancora. E le donne spesso non denunciano e tengono dentro e continuano a subire per anni e anni, per una vita intera magari, violenze forse ancora più pesanti di quelle che possono essere quelle fisiche, quando un marito picchia la donna una volta, due volte, tre volte tutti i giorni, ma la violenza psicologica, quella della schiavitù, perché questa è schiavitù. La violenza psicologica verso la propria compagna, verso la propria moglie, verso le figlie, è schiavitù. Quindi noi cerchiamo di fare prevenzione attraverso l'informazione e sostegno psicologico alle donne attraverso poi dei gruppi di autoaiuto, delle terapie psicologiche che svolgiamo nella nostra sede, che poi è un vero e proprio centro antiviolenza dove ci incontriamo, dove si parla, dove magari donne che sono riuscite ad uscire dal tunnel della violenza raccontano la loro esperienza per far comprendere che volendo ci si può uscire dalla violenza. Noi possiamo aiutare queste donne a trovare lavoro, a trovare una collocazione nell'ambito lavorativo, lavorare con noi nel giornale, nei gruppi, in modo da guadagnarsi un'autonomia economica che molto spesso è la base di questo tipo di violenza perpetrata nelle mura domestiche, che molto spesso è proprio la fonte della schiavitù femminile, che poi sfocia nel femminicidio, che sappiamo negli ultimi anni è diventato intollerabile non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo, quindi è un fenomeno sociale dilagante che va oltre quella che la classe sociale o lo status sociale, va oltre, è trasversale a tutto e a tutti. Quando c'è la violenza c'è in tutti gli ambienti, tant'è vero che l'ultimo decreto, dico solo questa cosa, l'ultimo decreto che è diventato legge sul femminicidio, dà il gratuito patrocinio anche a chi non è povero, tra virgolette, non è povera. Chi decide di denunciare, è proprio un incentivo alla denuncia, ha il gratuito Sì, patrocinio. ci sono parecchi risvolti un po' particolari di questa legge, e peraltro già questo termine femminicidio è abbastanza allucinante a mio parere, perché insomma poi ci vorrebbe allora dal femminicidio all'omicidio, ma insomma dire, sono omicidi che hanno alle spalle delle storie effettivamente di schiavitù, diciamo di maltrattamenti, di stalking e così via, che molto spesso, come tu saprai, sicuramente potrebbero essere prevenuti, perché molto spesso capita che gli autori di questi omicidi sono già stati denunciati, sono stati segnalati, sono stati anche stati sotto osservazione per un periodo, però poi purtroppo sappiamo che le strutture sono quello che sono, e alla fine la contiguità con la famiglia, spesso proprio con la persona che l'ha segnalato, diventa fatale e si arriva a queste soluzioni, a queste situazioni drammatiche. Non so se fa parte ancora di questa legge la disposizione che prevedeva l'irretrattabilità della querela, che in qualche modo io sinceramente avrei qualche dubbio, perché l'irretrattabilità della querela, a parte che mi sembra anche una forzatura da un punto di vista liberale, libertario, perché dire, se una persona vuole ritirare la querela, perché non deve poterlo fare? Però poi c'è il solito discorso: se quando si fa la denuncia, la persona che l'ha fatta in questo caso ha la possibilità di essere messa in salvo dall'ambiente familiare da cui proviene quel pericolo, allora d'accordo, ma se poi addirittura diventa irretrattabile la denuncia e una donna deve tornare appunto nello scenario di schiavitù dove ha vissuto, diventa veramente una cosa suicida, non credi? Certo, ha ragione. E ho sentito che alcuni hanno detto che addirittura questo è un modo, proprio perché alla fine il risultato è proprio l'opposto: alla fine le donne non denunciano più perché sanno che poi non potranno ritirarla. Deterrente. No? Può diventare un deterrente assolutamente, certo. Senti, Doriana, tornando al giornale in sé, abbiamo ancora 5 minuti.
Volevo chiederti e darti la possibilità di spiegarci un pochino meglio se questo giornale, che appunto mi pare capito, oltre ad avere una bella redazione, anche una numerosa redazione, è anche cartaceo, quindi lo vendete nelle edicole o lo distribuite, come avviene? Allora, il giornale cartaceo è questo, ti faccio vedere l'ultima copertina che appunto tratta della violenza sulle donne. Poi c'è una prima pagina che abbiamo dedicato al sistema giustizia italiano, che sappiamo quanto sia carente. Abbiamo parlato dell'ergastolo ostativo e insomma tanti di questi argomenti, e l'abbiamo distribuito gratuitamente. Noi crediamo nella distribuzione gratuita, quindi è un free press, perché garantiamo ai nostri lettori il contatto con la nostra testata, cosa che oggi sappiamo anche le grandi testate tornano indietro come resi, tanti e tanti numeri, perché purtroppo in edicola non si riesce a vendere. Noi preferiamo stamparlo e regalarlo per strada, perché riteniamo che sia uno strumento utile ad aprire gli occhi, anche per avvicinare quelle persone che non sanno, perché ce ne sono, cosa sono i diritti umani, perché esistono e perché siamo tutelati dai diritti umani, perché esistono delle convenzioni mondiali, europee, che ci tutelano attraverso la legge. La gente pensa che i diritti umani siano soltanto una parola, i diritti umani sono una realtà, e quindi con questo giornale cerchiamo di incunearci in una realtà che non conosce, che ci sono gli elementi e gli strumenti per salvarsi dall'antidemocrazia, dal sistema tremendo nel quale vive oggi il nostro paese. Possiamo lottare per ottenere e per esercitare i nostri diritti fondamentali, ma anche i nostri diritti civili del vivere quotidiano, i nostri diritti politici e soprattutto il nostro diritto di espressione. E questo è la prova, questo giornale io credo sia la prova del diritto di espressione. Ne accogliamo tutti i giornalisti che vogliano scrivere, anche di correnti politiche diverse. Noi siamo aperti proprio perché i radicali sono così, no? Ad accettare anche quelle magari idee contrapposte alle nostre, le pubblichiamo, il lettore che deve discernere e deve comprendere qual è la strada. Questo io credo che sia importantissimo. Perfetto. Allora, lunga vita al giornale Il Fiore Uomo Solidale. Speriamo di poterlo vedere anche a Roma, nella distribuzione, insomma, di poter vedere questo logo che è molto carino, colorato, molto bello. Ringraziamo Doriana Priale e ovviamente le diamo... Scusami, vorrei dare il numero del centro antiviolenza, perché è importante, sì. Può essere salvavita, può essere, allora, 081-215-2367. Perfetto, allora adesso la nostra regia sicuramente lo metterà nella chat che compare a fianco appunto al nostro riquadro della diretta, se lo ripeti così magari... Grazie, vai. 081-215-2367 oppure il sito www.ilfioreuomosolidale.org. Perfetto, dove sicuramente adesso la nostra regia provvederà a mettere sia il numero che il link. Grazie ancora a Doriana e ovviamente speriamo di riaverti qui per qualsiasi altra diciamo informazione su qualche iniziativa particolare, cercheremo ovviamente di promuoverla e sponsorizzarla. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao Doriana, ciao. A presto, ciao.